23esima edizione di Arte Padova, siamo con Barbara Codogno che ci racconterà all'interno di questo contenitore di tre incontri molto interessanti che ci saranno, in cui l'arte andrà a braccetto, insomma ci sarà un ponte ideale fra arte e moda, arte e architettura, arte e tecnologia. Allora, quest'anno Arte Padova ha deciso di declinare l'arte un po' a quelle che sono, diciamo così, le eccellenze del territorio. Allora, abbiamo scelto di, appunto, come diceva Silvia, la tecnologia, l'arte e la moda. E le persone che verranno coinvolte in queste tre tavole rotonde, a partire dalla moda, che, con Mali Parmi e il fotografo Enrico Bossan. Poi avremo per la tecnologia H-Farm, che è un incubator, sono praticamente una serie di start-up riunite insieme, e si promuove appunto la tecnologia a grandissimo impatto artistico sul territorio. E poi avremo arte e architettura con Enzo Siviero, che è un docente UAV, e Paolo Coltro, caporedattore del gruppo Finegil per la cultura, che si occupa, che è qui anche in veste di inedita, perché non solo giornalistica ma anche come fotografo. Ci parli anche di questa nuova versione dello spazio espositivo, come mai è stata fatta questa scelta e quanto, insomma, sarà utile e interessante per il pubblico? Io credo che il pubblico, intanto penso che ci sarà numeroso e parteciperà a queste tavole rotonde. Quello che si sente forte come necessità è appunto di non lasciare l'arte abbandonata, tra virgolette, a se stessa, quindi anche così all'interno di una dimensione espositiva così grande, però c'è voglia anche di tessere molte reti, sia con il territorio, sia proprio con le istituzioni, ma anche con il pubblico, che poi è la cosa fondamentale. Allora, ragionando poi con le imprese, con quelle che sono le eccellenze del territorio, sia a livello intellettuale che artistiche, il desiderio poi di Nicola Rossi è quello per il prossimo anno di aprire anche alla musica e alla letteratura. Ecco che allora Arte Padova diventa veramente un motivo di incontro importante per la città e per tutto il Nord-Est. Grazie. Direttore artistico di Arte Padova, 23esima edizione, Nicola Rossi. Una grande e nuova sfida quest'anno lanciata in conferenza stampa, quella di creare un contenitore che possa davvero raggruppare tutte le arti in senso molto ampio, con diversi linguaggi, addirittura con la prospettiva del prossimo anno di inglobare la musica e la letteratura. Assolutamente, già, beh, intanto la sfida è una sfida totale oggi. La sfida totale è continuare a fare una mostra a mercato di questi livelli qualitativi, di queste dimensioni. Qui parliamo di una mostra che ha 32.000 metri quadri espositivi, 15.000 opere presenti in esposizione, parliamo di circa 200 gallerie e parliamo di numeri importanti, cioè questa è la realtà. La mia ambizione per l'anno prossimo è raccogliere tutto lo scibile dell'arte all'interno di un grande contenitore. Quest'anno abbiamo messo in fila l'arte moderna, l'arte contemporanea, la fotografia, la dimensione nella scultura, le performance, le estemporanee, gli interventi proprio manuali. Un'area, il Contemporary Art Talent Show, che è un'area dedicata ai giovani, dove i giovani sono il soggetto principale ed è quel soggetto al quale l'investitore guarda con molta attenzione, perché è lì che si fanno gli affari del futuro. Per cui, insomma, la sfida è quella il prossimo anno di raccogliere la letteratura, la musica e, perché no, concludere il panorama con l'arte del mangiare. E in effetti noi siamo proprio davanti a questo angolo, l'Art Gourmet Bistro, e anche questo, di questo cosa ci può dire quest'anno? Ma quest'anno è, come dire, un anno sperimentale, il numero zero dell'edizione. Direi che è già partita molto bene, la qualità è alta, la selezione, qui sono state selezionate 8 eccellenze a livello mondiale. Chi verrà a visitare la fiera qui in quest'area, nell'area Art Gourmet, troverà veramente delle cose eccellenti e eccezionali. Perché? Perché fare cucina, fare enogastronomia è un'arte. Vecchiato Art Galleries crea un ponte fra il circuito RAM e Arte Padova, lo fa attraverso un artista, l'artista che abbiamo alle spalle, Cesare Berlingeri, e io volevo prima, insomma, due proprio parole di presentazione di questo artista che sta avendo un grande successo, un grande riscontro. Beh, Cesare Berlingeri è un artista conosciutissimo da tantissimi anni,
non è assolutamente un artista giovane, un artista molto considerato dalla critica artistica italiana e non solo, che ha esposto in musei di tutto il mondo, che ha opere collocate in collezioni importantissime, per cui cioè, un artista che ha già una storia molto importante. Bellissima la mostra che andiamo ad organizzare, bellissimo questo collegamento che siamo riusciti a fare, soprattutto perché è organizzata in questo periodo autunnale. La mostra sarà il 6 di dicembre, c'è l'inaugurazione ufficiale a San Gaetano, al Centro Culturale San Gaetano. Galleria d'Arte Sindoni, Pier Antonio Tanzola, in questa 23esima edizione di Arte Padova siete qui insieme, perché alla fine insieme a te ci sono altri tre artisti, in un progetto che presentate in contemporanea anche al Centro San Gaetano. Ci vuoi parlare di questo progetto, di cui peraltro diciamo io ho la maglietta? Sì, è vero. Che richiama. Sì, abbiamo organizzato assieme al Comune di Padova, all'Assessorato alla Cultura, questa mostra al Centro San Gaetano Altinate, che si intitola Incontri all'inizio del mondo. Siamo io, Pier Antonio Tanzola, Alessandro Rinaldi, Mauro Bordin e Raffaele Minotto. Ecco, è un incontro di amici e poi un incontro anche artistico, nel senso abbiamo cercato di vedere quali potevano essere le linee in comune per poter tracciare un percorso, insomma, in questa mostra. E ecco, è nata questa cosa che mi sembra anche riuscita, adesso non dovrei essere io, però insomma presuntuosamente dico che è riuscita bene. Abbiamo una tua opera qui dietro, un po' ce ne parli, ci spieghi? Alla fine ho utilizzato questa materia, l'alluminio e un gesso ricavato dal pieno, per dare quest'idea di Icaro, che alla fin fine, non so, penso che sia il sogno più atavico dell'uomo, volare. E volevo rappresentare un po' questo, insomma. E volevo che tu ci presentassi un po' la tua arte, che è fatta di un recupero della tradizione, una grandissima tecnica pittorica e tra l'altro tu hai anche una grandissima passione per l'incisione, quindi sei un incisore di alto livello. Sì, dunque diciamo che partiamo dalla tecnica, che i mezzi sono i mezzi tradizionali della pittura. Io faccio né più né meno che olio su tela, e anche per quanto riguarda l'incisione pratico soprattutto l'acquaforte e la punta secca, quindi non mi sposto su tecniche sperimentali o cose così, tecniche innovative, resto proprio nella tradizione. Sunday.